Oggi noi cosmonauti lo siamo diventati per davvero. Andiamo nello spazio, vediamo la Terra dall'alto, le nostre conoscenze sull'universo sono incomparabili rispetto a quelle di 700 anni fa. Eppure, più cose sappiamo, più la sfida di riuscire non solo a dirle, a raccontarle, ma anche solo a riuscire a concepirle, a, per così dire, intuirle, sembra diventare più pressante. Allora mi sono chiesta, ci potrebbe essere un'immagine che in qualche modo mi fa capire quest'idea dello spazio che si curva alla fine del tempo? Forse sì, o almeno io l'ho trovata in un'immagine a me familiare. Andiamo ancora più indietro nel tempo. Siamo a Padova, 1305, è primavera, Giotto ha appena finito di affrescare la cappella degli Scrovigni, questo è il giudizio universale. La fine del tempo. In alto sono piccoli, ma li possiamo ingrandire. Ci sono due angeli che stanno arrotolando il cielo. Dietro di loro si intravede la Gerusalemme celeste, l'eternità. Questa è una rappresentazione piuttosto precisa di un passo dell'Apocalisse. È stato aperto il sesto sigillo, il sole si oscura, la luna diventa rossa come il sangue, le stelle iniziano a cadere e il cielo viene arrotolato come un rotolo. All'epoca i libri erano rotoli, viene arrotolato come un libro. Io sono l'alfa e l'omega, dice il Signore, sono l'inizio del tempo, ma il tempo sta per finire. Lo spettacolo è finito, il sipario si chiude, lo spazio viene arrotolato. Non so naturalmente se Einstein avesse in mente il passo dell'Apocalisse, men che meno se conoscesse questa immagine, voglio pensare che gli sarebbe piaciuta. Men che meno voglio suggerire che l'autore dell'Apocalisse o Giotto e nemmeno Dante, come pure qualcuno ha scritto, abbiano in alcun modo anticipato la teoria della relatività. E francamente non è nemmeno questo il punto. Credo piuttosto che queste persone si facessero domande che ci facciamo anche noi, ad esempio se il tempo abbia una fine, che condividessero le nostre stesse coordinate mentali, quelle di spazio e tempo, e che soprattutto avessero il nostro stesso problema di dire cose davvero difficili da figurarsi e da pensarsi, di dire l'impensabile. Laura, tu sei un'attrice, che cos'è per un attore l'impensabile? L'attore ha uno spazio e un tempo che sono definiti. Il tempo è il tempo del testo, noi abbiamo l'inizio e la fine dello spettacolo, quello che succede dopo non ci interessa, ma tutto quello che succede prima del momento in cui incontriamo il nostro personaggio è fondamentale scoprirlo e sta a noi, attori, ricrearlo. Metto lì sulla quarta parete, diciamo, questo spazio tra noi e il pubblico, una finestra e posso decidere che fuori dalla finestra vedo una fabbrica, siamo a Milwaukee che è una città era una città industriale, quindi metto una fabbrica di mattoni rossi con due ciminiere, piove, fa freddo, e metto un'altra finestra di qua, però a quella finestra io non vedo niente, vedo il muro di un altro palazzo. Questo non è scritto nel testo, lo scelgo io perché ho bisogno, almeno per l'inizio dello spettacolo, che Seta si senta in gabbia e ho soltanto una via di fuga, insomma. Ecco, sono mezzi, sono strumenti che ci servono poi per costruire sia l'essere umano, no? Sia l'universo in cui poi questa persona si muove.